Sei in macchina e stai tornando a casa quando vedi dei cani in adozione. Pensi, perché non salvare un cagnolino in difficoltà? Così ti fermi e vedi un cane enorme. Ha orecchie a punta e zampe enormi. I suoi occhi sono profondi e molto svegli. Beh, sappi che è un'ibridazione lupo-cane. Può avvenire in natura e sono abbastanza comuni come animali domestici. In realtà è l'incrocio tra animale selvatico e animale domestico più comune. Ce ne sono circa 400.000 come animali domestici soltanto negli Stati Uniti. Esistono diverse ibridazioni, ma quelle più comuni sono tra il lupo grigio e il pastore tedesco o husky. Visto da fuori, questo tipo di incrocio è maestoso, ma sono animali pericolosi da avere in casa. Ci sono stati molti casi in cui questi cani hanno attaccato i loro proprietari per motivi casuali o senza alcun motivo. Quindi sarebbe meglio evitare. A proposito di cani selvatici, ce ne sono alcuni di davvero pericolosi che all'apparenza sono adorabili. Faresti meglio a mantenere una certa distanza se ti dovessi imbattere in uno di loro, perché ti inseguirebbero. Sono chiamati i re dell'Australia. E sì, sto parlando del dingo. Questi animali esistono da centinaia di anni in tutto il sud-est asiatico fino all'Australia. La loro pelliccia dorata marrone si fonde con l'ambiente circostante, rendendoli ancora più pericolosi. E proprio come l'ibrido lupo-cane, molti dingo vengono allevati con animali domestici, creando l'ibridazione dingo-cane. Sì, proprio così. Nonostante sembrino carini, non lo sono. Sono animali selvaggi che cacciano in branco e sono spietati, persino con gli umani. Ora forse ti sembrerà davvero assurdo, ma ci sono persone fissate che tengono dei serpenti velenosi come pet. Non tutti sono in grado di maneggiare questi serpenti, poiché hanno bisogno di cure e attenzioni adeguate. Alcuni paesi ne vietano del tutto il possesso. Certo, faresti una gran bella figura mostrandone uno a una festa tra amici. Ma le statistiche segnalano almeno 10.000 morsi di serpente all'anno, soltanto negli Stati Uniti. E alcuni di questi morsi sono provenienti da animali domestici. I professionisti usano attrezzature e strumenti adeguati per maneggiarli in mezzo alla natura selvaggia. Quindi immagina quanto può essere pericoloso tenerne uno in casa. E ci sono molti serpenti velenosi in natura che sono effettivamente in pericolo e non dovrebbero essere tenuti in casa se non per nutrirli. Quando gli esploratori hanno visto questo animale per la prima volta, lo hanno descritto come un mix tra un'anatra, un castoro e una lontra. Grande come un gatto domestico, vale uova. Come, scusa? Gli scienziati hanno pensato per anni che l'ornitorinco fosse solo una creatura immaginaria, finché non l'hanno visto con i propri occhi. Per quanto carino possa essere, questo strano mammifero è, in realtà, velenoso. Hanno speroni sui talloni delle zampe posteriori che servono per autodifesa e per sfuggire al pericolo. Come puoi immaginare, quindi, non è una buona cosa tenere in mano un ornitorinco. E anche se sembrano adorabili da cuccioli, sono difficili da accudire e hanno bisogno di enormi quantità di acqua per nuotare e girovagare. Inoltre sono molto schizzinosi e possono essere piuttosto aggressivi con chi li tocca. Ma potrebbero fare gli agenti segreti. Solitamente possedere un gatto non è un grosso problema, a meno che tu non abbia a che fare con una savanna. Questi gatti selvatici sono più grandi del normale gatto domestico e assomigliano a piccoli leopardi. Sì, sono davvero maestosi e amano saltare da un punto all'altro. Ma non è una buona idea tenerli in casa. Hanno la fama di fare un bel casino per casa, strappando via tende e divani con i loro artigli. Raramente danno retta agli esseri umani e sono aggressivi quando giocano. Sono molto intelligenti e hanno bisogno di un sacco di spazio per saltare ed esplorare. E devono poter fare tutte le cose che farebbero in natura. Quando vedi un loris lento, ti viene voglia di abbracciarlo tutto il giorno. I suoi grandi occhi fanno tanta tenerezza. Il modo con cui si aggrappano ai rami con le loro piccole mani fanno intenerire tutti. Inoltre fanno tutto così lentamente. Ma questi animali hanno un oscuro segreto. Sono in pericolo e illegali. E anche se sembrano carini quando li maneggi, in realtà sono angosciati. Sono animali notturni e non gestiscono bene le interazioni con l'uomo. E poi sono anche velenosi. Sono gli unici primati al mondo ad avere un morso velenoso. Beh, al massimo te la puoi dare a gambe levate.
I koala sono animali che amano arrampicarsi sui rami degli alberi e mangiare. Ma è sconsigliabile averne uno in casa. Questi animali sono molto protettivi nei confronti dei loro piccoli e diventano aggressivi se si sentono minacciati. Nonostante vengano definiti come orsetti, non sono affatto imparentati con gli orsi. Sono marsupiali e sono imparentati con i canguri e i wombat. Come i canguri hanno dei sacchetti in cui i cuccioli possono crescere. I loro pollici sono come quelli dei primati e degli esseri umani e servono per afferrare i rami e arrampicarsi. Cercare di addomesticare un koala non funzionerà e non convivono bene con gli esseri umani a causa della loro dieta. Hanno bisogno di speciali foglie di eucalipto che crescono nelle foreste. Ciò significa che hanno bisogno di grandi aree forestali per poter prosperare. Cosa ottieni quando hai un animale dall'aspetto di un opossum, ma che sia delle dimensioni del palmo della mano e alle ali? No, non è un pipistrello, ma un petauro dello zucchero. In realtà non hanno le ali, quindi tecnicamente non volano. I pipistrelli detengono il record come unico mammifero alato. Invece questi marsupiali hanno uno spesso strato di pelle che si estende dalle mani fino alle caviglie posteriori e funge da aliante. Le loro spesse code pelose servono per guidarli mentre planano. Sebbene possano sembrare carini e simili a supereroi, non dovrebbero essere tenuti come animale domestico. Sono animali che nascono per vivere in grandi famiglie e con i loro simili. Quando le persone prendono questi animali come pet, di solito ne prendono uno o due. Hanno bisogno di molti alberi per crescere e planare. Inoltre sono animali notturni. Dormono tutto il giorno e sono attivi di notte. Il che va contro il nostro stile di vita, a meno che tu non sia un nottambulo. E a proposito di creature notturne, i gufi sono animali che non dovrebbero essere tenuti in gabbie o nei fienili. Abbiamo tutti fantasticato di avere un gufo che ci porti una lettera alla finestra quando eravamo più giovani. Ma ciò non significa che i gufi possano essere tenuti come animali domestici. Innanzitutto i gufi sono creature solitarie e non sono animali da branco come molti altri uccelli. Ecco perché non sono abituati ad avere compagnia e ad essere coccolati. E se vuoi tenere un gufo in casa, di addio ai mobili. I gufi hanno bisogno di spazio per volare e fare cose da gufo, quindi tende, cuscini e scaffali non saranno risparmiati. Ed essendo animali notturni, i gufi faranno baldoria di notte mentre tutti quanti cercano di dormire. Dunque, i ricci possono sembrare l'animale domestico perfetto da avere in casa, ma esistono dei ma. Sebbene sono animaletti adorabili, le punte spinose sulla loro schiena potrebbero non essere adatte ai deboli di cuore. Se non gestite correttamente, ci si potrebbe facilmente ferire con le loro spine. Inoltre sono creature solitarie e non possono vivere con altri ricci o qualsiasi altra creatura che potrebbero vedere come una minaccia. E come per la maggior parte degli amanti della solitudine, i ricci sono notturni e amano girovagare di notte. Quindi, se proprio vuoi tenere una di queste creature, assicurati di avere molto spazio per farlo girare. Con una coda ad anelli di colore marrone rossastro, queste palle di pelo sembrano dei grandi coccoloni. Insomma, chi può resistere al panda rosso? E no, non sono imparentati col panda gigante, ma comunque sono carini. Non vorrei guastare la festa, ma sarebbe meglio lasciare queste creature in pace. Vivono nel sud-est asiatico, nelle fitte foreste pluviali, e possono vivere in cattività. Proprio come i gatti hanno artigli affilati che distruggerebbero qualsiasi casa. E non lo dico tanto per dire. E poi, quando si sentono minacciati, rilasciano un cattivo odore. Ehi, succede anche a me. E anche se le sue grandi orecchie morbide lo rendono irresistibile, è meglio lasciarlo dove si trova.